Non so come incominciarlo. Oddio. Cowabunga ragazzi e benvenuti in questo nuovo Acquisti Mang. No, non è un Acquisti Mang, è un vlog. Un vlog, sto facendo un vlog sul gym, bellissimo. Ebbene, questo vlog non avrà nessun senso logico. È la roba più bella, onestamente. No ragazzi, benvenuti in questo vlog. Vlog per annunciarvi semplicemente, come vi ho detto un paio di video fa, adesso non ricordo, che andrò in Giappone per un mese e passa, in realtà sono 5 settimane esatte. Il primo mese lo passerò, dopo ve lo spiego meglio, con un'amica di vacanza barra progetto, un progetto molto interessante che dopo vi spiegheremo anche quando siamo in Giappone. E mentre l'ultima settimana ovviamente porterò un Giappotour, il Giappotour di Capodanno che avevo annunciato un po' di tempo fa. Comunque sia, ritornando al discorso principale, andrò insieme alla Rossa, la Rossa che conoscerete benissimo, Rory no Sekai, sicuramente non si pronuncerà così, comunque eccola qui, il link lo troverete in descrizione, eccola qui. Comunque sì, abbiamo avuto tanti sponsor che ci hanno sostenuto in questo progetto e dunque siamo veramente felici. Tutte queste cose comunque ve le diremo nei video che faremo in Giappone. A proposito di questo argomento, ragazzi, continuate a seguire questo canale se vi interessa ovviamente il Giappone, perché durante questo mese realizzeremo veramente tantissimi video che verranno caricati ovviamente su questo canale. I miei su questo canale, i suoi sul suo canale, che troverete appunto come prima, ho detto prima in descrizione. Ma tralasciando questo, in questo mese passa, come ho detto prima, realizzerò, anzi parlo per me, realizzerò parecchi video, alcuni li caricherò mentre siamo via, dunque montandoli, editandoli, uppandoli direttamente da là, alcuni invece li terrò da parte, li caricherò per tutto l'anno, praticamente farò talmente tanti video che ne avrò veramente a milioni, a miliardi, 1000.000 video così alla cazzo. Andremo ovunque ragazzi, sono felicissimo. Veramente felicissimo perché oltre a Tokyo visiteremo anche Kyoto, visiteremo anche Osaka, Hiroshima, Hakone e tantissime altre parti del Giappone. E poi tantissimi luoghi non tanto conosciuti, proprio per fare i video, proprio per realizzare qualcosa di figo. E questo ragazzi è tutto, partiremo, come ho detto o non ho detto, non lo so, il 30 novembre, dunque tra pochissimi giorni, per poi ritornare in Italia il 4 gennaio, dunque veramente tanta roba. Ritornando al discorso di prima ragazzi, allora i video saranno caricati sul mio canale e sul suo canale, dunque continuate a seguirci. In descrizione troverete anche un blog, si chiama Happy in Trip ed è il blog della Rossa. Ha creato questo blog dedicato ai viaggi. Ovviamente se vorrete seguirci anche sul blog, dove scriveremo articoli, diari di viaggio e diari di giornata, anzi ogni cosa che vedremo particolare la pubblicheremo sul blog. Dunque commentate anche sul blog, seguite gli articoli sul blog perché saranno veramente interessanti. E che dire di altro? Ah, gli appartamenti. Abbiamo affittato un appartamento a Tokyo per un mese intero, vicino a Shinjuku, nella zona vicino a Shinjuku. Poi abbiamo affittato altri due appartamenti, uno ad Hiroshima, due notti, li faremo due notti, uno a Kyoto dove saremo tre notti. E praticamente l'appartamento di Kyoto è a 5 minuti a piedi dal Kinkakuji. Cos'è il Kinkakuji? È il Tempio d'Oro. Dunque praticamente usciamo la porta, abbiamo il Tempio d'Oro davanti, bellissima sta cosa. Mentre l'appartamento di Hiroshima è a 5 minuti a piedi dalla bomba, dal museo della bomba. Cioè dunque sono veramente felice di questo, non vedo l'ora anzi di vedere Hiroshima, soprattutto per la storia che ha quella città, visto che Kyoto l'ho già visitata durante un Giappotour, stessa cosa per Osaka, e ovviamente Tokyo ormai è la mia città natale, però Hiroshima non ci sono mai stato, dunque veramente non vedo l'ora. Tutte queste cose che vi sto dicendo le vedrete tramite video. Stessa cosa anche per il video degli sponsor, dove annunceremo gli sponsor, dove faremo vedere l'attrezzatura che ci portiamo dietro, dove faremo vedere anche gli appartamenti. Dunque ci saranno anche dei video tour degli appartamenti. E so che vi piacciono ste cose, di spiare la vita degli altri, dunque non vedo l'ora di farli anch'io. Ovviamente tanti acquisti, ho già in mente di acquistare un obiettivo per la mia Sony A5100, un tuttofare. Insomma tutte cose che vi farò vedere, vi diremo, vi dirò durante il viaggio, insomma lì in diretta. Comunque mi sono dilungato fin troppo, perché per dire sta cosa bastavano 10 secondi tipo. Ragazzi, vado in Giappone per un mese e 5 giorni, aspettate dei video, ciao! Ah, una cosa importantissima prima di chiudere, ovviamente, gli acquisti manga prenderanno una pausa di questo mese, praticamente, e quando tornerò in Italia continuerò a farli, ovviamente, mi mancheranno 850 volumi perché rimarrò indietro veramente di tantissimo, visto che seguo tutte le serie esistenti, e dunque spenderò anche miliardi, che bella cosa! E che dire ragazzi, assolutamente nulla, forse faremo anche delle live su il gym, visto che lì avremo una connessione stabile, un pocket wifi stabile, che non salta, abbastanza buono per permettere una live. Allora faremo delle live direttamente dal Giappone, che sia in un parco, che sia a casa, insomma. Comunque continuate a seguire il gym perché ci saranno delle belle sorprese, ok? Ah, ovviamente seguite anche Facebook, il gym Facebook, ovviamente, sempre in descrizione troverete tutto quanto, perché magari caricherò delle mini clip, delle immagini scattate. Seguitemi anche su Instagram, che troverete sempre in descrizione. Praticamente dovete seguirmi ovunque, avete capito? Ovunque. Ok, detto questo, basta. Ciao, vado.